Buonasera, benvenuti e benvenute alla seconda edizione del TG6. In apertura la cronaca, operazione antidroga oggi da parte della questura dell'Aquila che ha smantellato un giro di spaccio di cocaina nel capoluogo abruzzese. Ce ne parla Gioia Chiostri. 2 chili di cocaina sequestrati, 7 persone arrestate, 5 in manette e 2 domiciliari e altre 5 tuttora latitanti. È questo il bilancio di un'operazione portata avanti dagli uomini della squadra mobile della Questura dell'Aquila, che hanno disarticolato un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di cocaina nel capoluogo abruzzese. La polizia durante la notte ha dato esecuzione tramite il personale della squadra mobile della Questura, coadiuvata dal reparto prevenzione crimine e da unità cinofile, all'ordinanza di misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale ordinario dell'Aquila su richiesta della DDA della Procura della Repubblica. Inoltre è emerso un rilevante volume di affari ancora da quantificare compiutamente, con introiti che vengono direttamente investiti in immobili e attività commerciali. Una delle caratteristiche dell'organizzazione era quella di utilizzare dei box magnetici, da qui il nome dell'operazione Magnetic Box, per il trasporto e l'occultamento della cocaina che venivano ancorati a parti metalliche difficilmente individuabili dalle forze dell'ordine, come il fondo delle autovetture o il retro di guardrail stradali. Un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, in particolare di cocaina. Un articolo 74, come diciamo noi in gergo, proprio perché è riconosciuta l'associazione, così come è stata questa indagine appunto coordinata dalla DDA, della Procura della Repubblica dell'Aquila, che ha riconosciuto le ipotesi investigative della sezione antidroga della squadra mobile. E il GIP ha appunto emesso un'ordinanza in tal senso, riconoscendo appunto l'associazione, perché questo è l'elemento cardine di questa operazione. Il fatto che non sono soltanto degli associati in concorso nello spaccio di sostanze stupefacenti, ma c'è una struttura dimostrata alle spalle grazie ad attività investigative. Abbiamo rilevato che durante le indagini svolte in circa 2 anni i frutti di questa attività fossero comunque reinvestiti nel territorio, ma in particolare anche in attività commerciali e in attività economiche all'estero, dove sono provenienti i soggetti consociati albanesi, kosovari di questa organizzazione. Sono state individuate diverse piazze di spaccio nella città, non solo in zone centrali, ma anche in quelle immediatamente limitrofe come Torrione, Pile, Pettino, laddove le zone, diciamo, pubbliche o comunque sia altamente frequentate perché dense di attività commerciali, erano sicuramente i luoghi migliori per poter spacciare e anche in un certo senso conquistare il territorio dello spaccio. Stiamo ancora operando le ricerche che continueranno finché non saranno terminate e catturati chiaramente tutti i soggetti coinvolti. In questo abbiamo coinvolto anche le polizie straniere per poter individuare i soggetti che al momento non sono in Italia. Oltre ai tossicodipendenti, diciamo, conosciuti che abbiamo riscontrato durante le attività, non si può non dire che lo spaccio della cocaina chiaramente ha un'offerta così vasta, perché c'è un'altra domanda che è molto trasversale in tutto il territorio e tra le persone che chiaramente richiedono questo, chiamiamolo, bene di consumo. Carenza di organico in polizia, i sindacati provinciali degli agenti hanno incontrato prefetto e questore di Pescara per chiedere più personale per fronteggiare l'emergenza immigrazione da un lato e quella delle proteste di piazza dall'altro. E tra le tematiche affrontate anche la difficile situazione nelle carceri e la problematica contabile amministrativa. Vediamo. Immigrati e no Green Pass sono ora sulla stessa barca, accomunati dall'essere persone poco gradite dallo Stato. I rappresentanti provinciali dei sindacati di polizia hanno incontrato Giancarlo Di Vincenzo e Luigi Liguori, rispettivamente prefetto e questore di Pescara, per affrontare i problemi più importanti che affliggono gli agenti. In primis la carenza di organico nei vari reparti provinciali. I poliziotti, chiamati a fronteggiare un'emergenza sanitaria senza precedenti, si legge nel comunicato delle sigle sindacali, si trovano a dover affrontare anche le gravi conseguenze sociali ed economiche che ne sono derivate e le proteste in piazza, senza dimenticare, chi osano le organizzazioni, che il paese intero affronta da anni una costante emergenza e immigrazione che non può essere trascurata.
Oltre alla questione degli sbarchi, quindi nel 2021 anche i cosiddetti no green pass entrano prepotentemente nel dibattito pubblico. Finora in Abruzzo e nel Pescarese solo qualche timida manifestazione, ma ben altri livelli di tensione di piazza sono stati raggiunti in diverse città italiane, come Milano, Napoli e Roma, generando la reazione del Ministero dell'Interno. Durante gli scontri nella capitale del 9 ottobre ha creato scalpore la presenza di un agente infiltrato tra i manifestanti, immortalato da un video reporter. Stava verificando il moto ondulatorio della camionetta, ha dichiarato in Parlamento la ministra Lamorgese. E dal comunicato dei sindacati pescaresi è evidente che anche in Abruzzo si teme che le proteste dei contrari all'obbligatorietà del certificato verde possano generare problemi di ordine pubblico. La carenza di organico di polizia è anche e soprattutto nelle carceri. La scorsa settimana a San Donato un secondino è stato aggredito da un detenuto, fa sapere la CGIL, e vi sono problemi di precarietà strutturali e organizzative. Altra questione che interessa i poliziotti del Pescarese è quella contabile amministrativa. Da oltre un anno infatti le spese per le trasferte degli agenti non sono state rimborsate e vi sono ritardi per la corresponsione delle pensioni. Il prefetto, fanno sapere i sindacati, ha assicurato un suo impegno diretto e un intervento immediato. Cambiamo argomento, le nuove riduzioni, addirittura in certi casi la totale chiusura dei rubinetti ha portato ancora una volta il Partito Democratico a denunciare gli errori di ACA e Regione Abruzzo sulla gestione appunto della carenza idrica. E intanto a Chieti domenica sera i gestori di alcuni locali commerciali si sono rivolti ai carabinieri per chiedere i danni dopo i disservizi del weekend. Stefano Recanati. Ancora una settimana, dal 25 ottobre al 1 novembre, di disagi e difficoltà per migliaia di residenti della provincia di Pescara e Chieti a causa della carenza idrica che va avanti dalla scorsa estate. Dall'azienda consortile acquedottistica fanno sapere che le attuali condizioni meteo hanno determinato una riduzione di portata delle sorgenti. Diversa la lettura del Partito Democratico che accusa ACA e Regione Abruzzo di aver sottovalutato il rischio di una situazione verificatasi già nel 2020, oltre a ritardi per quanto riguarda dalla captazione. Sì, c'è stata sicuramente una sottovalutazione da parte della giunta regionale, in quanto dagli atti in nostro possesso abbiamo potuto verificare che le richieste da parte di ACA risalgono a marzo del 2021 e non a maggio del 2021 come sostiene la giunta regionale, quindi un ritardo di ben 3 mesi che ha comportato una diminuzione del 25% delle risorse di acqua per la cittadinanza. Come Partito Democratico chiederemo al Comune di esercitare un'azione legale nei confronti dei responsabili affinché quantomeno vengano risarciti per il pregresso ai cittadini e immediatamente si trovi una soluzione per poter risolvere l'emergenza idrica, della quale ormai si parla anche al di fuori dell'Abruzzo per la gravità del caso. Il Partito Democratico, che affronterà il problema domani pomeriggio in Consiglio, chiede un cambio di passo per quanto riguarda i lavori di ammodernamento delle reti, visto che gli unici fondi attualmente disponibili sono quelli del Masterplan. La nuova sindaca di Francavilla al Mare, Luisa Russo, quest'oggi ha presentato la sua giunta comunale, 5 gli assessori, di cui 3 donne, un record. Paolo Rezzetti. Ufficializzata questa mattina a Francavilla al Mare la giunta Russo, il neo sindaco ha infatti nominato i nuovi 5 assessori, compreso il primo cittadino, sono ben 4 le donne in giunta, un vero e proprio record. Sindaco, una giunta rosa. 3 assessori oltre al primo cittadino. Sì, una giunta rosa, devo dire che insomma, sono molto contenta di questa scelta perché è un segnale che diamo alla città, ma non è venuto da sé proprio perché avevo da scegliere tra consiglieri nominati e comunque le competenze spesso le ho ritrovate anche nelle donne, quindi non è stata la scelta di dover far prevalere per forza la donna perché credo che la competenza avesse la priorità. Questi gli assessori con le principali idee. Williams Marinelli della lista Antonio Luciani e il nuovo vice sindaco con la delega ai lavori pubblici. Io credo che tutte le deleghe siano importanti e vadano prese con impegno e con sacrificio. Questo è quello che ho promesso in campagna elettorale e questo è quello che ho promesso al sindaco, che ringrazio per avermi anche dato questa delega da vice sindaco. L'impegno da parte mia sarà una costanza sicuramente
e spero di essere all'altezza di questo ruolo. Leila Di Giulio, lista Antonio Luciani, politiche sociali, istruzione, polizia locale, pubblica sicurezza, Valeria Spacca, Alleanza Democratica, con l'ambiente, la transizione ecologica e l'agricoltura. Cristina Rapino del Partito Democratico ha avuto le deleghe al turismo, cultura, politiche giovanili. Domenico Iorio, insieme siamo Francavilla, con le deleghe del bilancio e programmazione. Al sindaco Luisa Russo sono invece rimaste le deleghe dell'urbanistica, demanio, politiche comunitarie, porto e grandi opere, contenzioso, personale, commercio e SUAP. A Francesca Buttari, la più votata, con 485 preferenze, dovrebbe andare la presidenza del Consiglio Comunale. E ora la pagina dedicata alla sanità con il consueto bollettino sull'andamento del virus nella nostra regione. Sono 70 quest'oggi, l'età compresa tra 1 e 97, i nuovi casi positivi al Covid registrati in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.559 e oggi sono 59 i guariti in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.528, 11 in più rispetto a ieri, e nel totale sono ricompresi anche 494 casi riguardanti i pazienti persi al follow-up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Dei positivi, 53 pazienti, 6 meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. 9, 2 in più rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 1.466 positivi accertati, 15 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.618 tamponi molecolari, il tasso di positività è dell'1,9%. Dei casi di oggi, 20 sono riferiti alla provincia dell'Aquila, 7 a quella di Chieti, 7 a quella di Pescara, 32 a quella di Teramo, mentre 2 delle persone contagiate provengono da fuori regione, mentre per altre 2 persone sono attualmente in corso verifiche per accertarne la provenienza. E alla presenza dei sindaci e dei sindacati, la ASL di Teramo ha illustrato il piano strategico che ridisegna l'assetto della sanità teramana dei prossimi 40 anni. In sintesi, l'idea è quella di un nuovo ospedale per acuti e la città della salute da realizzare al vecchio Mazzini e 3 ospedali SPOC, ognuno con una sua vocazione. Il progetto è stato accolto positivamente dall'amministrazione, il servizio di Tania Bonici Castelli. L'ASL di Teramo ha illustrato al Comitato Ristretto dei Sindaci e ai sindacati la propria idea progettuale per il rilancio dei servizi sanitari in provincia di Teramo. A sintetizzare il piano strategico dell'azienda sanitaria teramana è stato il direttore generale Maurizio Di Giosia, col fine di condividere sinergicamente con il territorio le idee del futuro assetto. L'idea, esposta dai vertici aziendali, punta alla costruzione di un ospedale nuovo che guarda i prossimi 40 anni, altamente tecnologico e riservato solo ai casi acuti, da 500 posti letto, ampliabili a 600, oltre a 3 ospedali SPOC, ognuno con una propria specializzazione e vocazione, ma anche con una sanità territoriale forte, il cui perno sarà la città della salute, che sarebbe realizzata al Mazzini, sempre se questo non sarà scelto come sede del nuovo ospedale. La città della salute a Villa Mosca ospiterebbe tutti i servizi territoriali con ambulatori medici, radiodiagnostica, laboratori analisi, un ospedale di comunità, ma anche un centro riabilitativo e tanto altro ancora. I sindacati presenti al confronto, CGIL, CISL, UIL e ANAO, hanno espresso apprezzamento e assenso di massima, offrendo una serie di suggerimenti al progetto. Il presidente della provincia, Diego Di Bonaventura, invita tutti a prendere una decisione in breve tempo, senza avere paura di fare delle scelte. Si è perso tempo a litigare sul nulla a discapito del territorio. A tirare le conclusioni dell'incontro il sindaco di Teramo e presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci Gian Guido D'Alberto, che ricorda come sia necessario far fronte comune sul piano strategico dell'ASL. Con responsabilità è opportuno misurare la forza e l'attendibilità di un percorso nuovo che prospetta il futuro della sanità teramana per i prossimi 50 anni. Numeri positivi per il progetto Volontart, nato per dare una risposta a tutto tondo per quanto comportato dal Covid, con l'interruzione di processi sociali e di integrazione.
facilitare i canali comunicativi, riannodare il filo dei rapporti sociali, acquisire fiducia negli altri. Questi alcuni degli obiettivi che si prefigge il progetto di inclusione sociale Volontart, finanziato dalla Regione Abruzzo e dal Ministero delle Politiche Sociali. Circa 600 ore di laboratori di teatro, cinema e clownerie con le scolaresche del territorio e 60 ore di laboratorio teatrale con i detenuti della casa circondariale di Chieti, effettuate tutti in presenza e senza alcuna proroga nonostante il lockdown e la chiusura delle scuole. Abbiamo potuto sperimentare come la possibilità di ritrovarsi, ancora sia a distanza, ancora non nella possibilità di toccarsi, però di avere una vicinanza fisica, di relazione più forte, abbiamo riscontrato come i bambini e anche i detenuti della casa di circondariale di Chieti hanno colto l'occasione all'interno delle attività laboratoriali di aprirsi alla relazione emotivo-empatica, che poi è appunto l'oggetto prevalente del nostro percorso. Il doppio canale scuola-penitenziario, sul quale si è dispiegato il progetto, ha fatto emergere una realtà composita ma in grado comunque di reagire e ricostruire un tessuto sociale e comunicativo anche dopo la pandemia. Io ritengo pregevole e lodevole questa iniziativa, come ne faremo tante altre, per cercare appunto di ridurre questo problema di isolamento e cercare soprattutto, come dicevo, di capire quali sono i profili che dobbiamo andare a formare, cercando di estrapolare le caratteristiche di ciascun individuo per poterlo reinserire o comunque collocarlo nel mondo del lavoro. La Camera di Commercio di Chieti e Pescara offrirà 10 borse di studio per partecipare al Master in Digital Marketing. Saranno 10 le borse di studio che caratterizzeranno la 7ª edizione dell'Executive Master in Digital Marketing, promosso dall'ente camerale Chieti Pescara in collaborazione con Udanet, spin-off tecnologico dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio. È un master che produce tecnici di qualità, professionisti disposti a dare un contributo importante alle aziende dove vanno a lavorare, e il nostro dovere come ente camerale supportare tutte quelle iniziative che può migliorare la nostra produzione. Con docenti di fama internazionale ed un programma di 240 ore formative, il master, organizzato nell'ambito delle iniziative promosse dal PID Chieti Pescara, ha l'obiettivo di formare i digital manager, figure professionali capaci di gestire e pianificare un piano di web marketing in tutti i suoi aspetti teorici ed operativi. A disposizione ci saranno 25 posti e le iscrizioni sono aperte fino al 15 gennaio. 240 ore di lezioni teorico-pratiche, passando dai big data ai social media marketing, SEO, advertising, Google, tutto quello di cui uno studente o un'azienda hanno bisogno per essere presenti in una maniera adeguata sul mondo digitale. Possono partecipare soprattutto i volenterosi, perché il digital marketing è una disciplina dove non si smette mai di apprendere, dove non si smette mai di doversi confrontare con nuove esigenze. L'anno scorso abbiamo avuto 34 partecipanti, ieri l'ultimo ragazzo del master è stato preso da una nota agenzia abruzzese. Questa mattina al foyer del Teatro Marucino è stato presentato il comitato costituito per celebrare il centenario della Chieti Calcio e sono state illustrate anche alcune delle iniziative in cantiere per il 2022. Sergio Zappalorto. 2022 è un anno storico per la Calcio Chieti, che festeggerà i 100 anni. Il presidente del comitato organizzatore Stefano Marchione, avvocato. Allora, cominciamo a perorare una causa molto importante. Speriamo che non sia una causa persa. No, è una causa in cui crediamo, crediamo fortemente, tant'è che con un gruppo di altrettanti tifosi neroverdi, siamo 10 che formiamo il comitato, abbiamo deciso di intraprendere questa strada per rendere onore e merito a questo primo secolo di vita della Calcio Chieti. Un appuntamento al mese, perché nonostante le ricerche storiche che abbiamo effettuato sia all'archivio storico del Comune che all'archivio di Stato, non siamo stati in grado di reperire una data ufficiale nella quale è stata costituita la Calcio Chieti. Sappiamo soltanto l'anno di nascita, il 1922, e quindi unitamente agli altri promotori abbiamo deciso di organizzare per tutto il 2022 delle manifestazioni e quindi spalmarle per tutto
l'anno prossimo, almeno una manifestazione al mese. Ce ne puoi fare una sintesi essenziale, cioè almeno quelle più gli appuntamenti più importanti, più rilevanti a partire da gennaio? Sì, inizieremo l'8 gennaio con due manifestazioni lo stesso giorno. Il primo, faremo una cerimonia per l'inaugurazione di una targa commemorativa del centenario dedicata a tutti i tifosi, giocatori e dirigenti che in questo secolo di vita si sono alternati alla guida della Chieti Calcio. A fine gennaio organizzeremo una conferenza sulle origini dei nostri colori, sul perché il Chieti Calcio è nero-verde. Poi a fine febbraio faremo una manifestazione dedicata a noi tifosi, quindi racconteremo l'evoluzione del tifo nero-verde partendo dal campo in terra battuta della Civitella fino ai giorni nostri, e a marzo invece organizzeremo una serata dedicata ai dirigenti e presidenti che sono alternati alla guida della società in questo primo secolo di vita. Mi preme precisare che a ogni evento abbiamo pensato di abbinarci una mostra. Allora, gli eventi si terranno al Teatro Marruccino e le mostre le allestiremo qui nel foyer del teatro. Quindi a fine gennaio allestiremo una mostra con le magliette storiche della Calcio Chieti. A febbraio una mostra fotografica sulla curva e sui tifosi neroverdi, e a fine marzo allestiremo una mostra dedicata ai trofei che in questo secolo di vita ha vinto la Calcio Chieti. Siamo così giunti allo sport, parliamo di calcio di Serie C. Ieri sera pareggio per la Reggiana a Pontedera, 2-2, a meno 8 dalla vetta. Il Pescara torna al lavoro in vista del match di domenica all'Adriatico contro l'Olbia. Rientrerà Ilianes, è da verificare il recupero di Drudi, mentre Ingrosso si sottoporrà ad esami strumentali per conoscere l'entità del problema muscolare che gli ha impedito di giocare a Siena. E la gara del Franchi ha confermato lo stato di grazia dell'attaccante Ferrari e tra gli elementi cui affidarsi per superare questa fase di difficoltà. Andrea Costantini. In una fase complessivamente negativa per il proprio campionato, il Pescara si consola in parte perché ha probabilmente trovato l'uomo gol. E loco Franco Ferrari ha realizzato a Siena la sua quinta rete in campionato, la prima lontana dall'Adriatico, la terza consecutiva dopo i sigilli con Fermana e Modena. In precedenza era andato in gol anche contro Reggiana e Viterbese. Niente male per un giocatore che è stato titolare in campionato solo due volte, la prima alla nona giornata. Il centravanti argentino, che lo scorso anno ha vinto il campionato col Como e che un altro torneo di C l'ha perso all'ultima giornata nel maggio 2019 quando indossava la maglia del Piacenza con Matteassi DS, è pronto a prendersi il Pescara, ma sempre mettendo davanti il risultato di squadra a quello personale, come conferma nel suo intervento nella trasmissione Replay di Enrico Rocchi. È più bello, ti dico, non fare quelle vincere con la squadra, c'è più serenità nel gruppo e per quello ho detto quelle cose. Penso che è giusto che così sia, più che a livello personale. Ho lavorato anche tanto d'estate per farmi trovare subito pronto come mi sono fatto trovare. E niente, sempre a disposizione, come ho sempre detto, sia dal primo minuto o anche da subentrato. Un momento no per la squadra, con involuzione di risultati e inevitabile critica. Ferrari lo spiega così. Tanti episodi che ci hanno giocato contro, diciamo. Come sempre dico, non abbiamo fatto anche prestazioni come abbiamo fatto 2-3 a basso livello, ma penso anche ci è voluto un po' per la stanchezza che abbiamo avuto per quelle partite ravvicinate. Però come ho anche detto ieri, anche noi a Como siamo partiti belli forti, poi abbiamo avuto un piccolo calo, ma poi ti dico, basta stare sempre sul pezzo, lavorare come lo stiamo facendo, che arriveranno quei risultati, no? No, ti sono sincero, come ho sempre detto, lo dico da primo tifoso, che lo sono pure della mia squadra, sono giuste sempre le critiche, è giusto che la gente chieda di più come ha fatto, però ti dico, la squadra sta volando, la squadra sta bene, siamo tutti con la testa giusta, che penso che la cosa più importante è restare uniti, le squadre tifosi come staff, come ho sempre detto, in questi momenti particolari, che è l'unica forma di andare avanti così. Ferrari parla anche del suo rapporto con Pescara. Ho saputo del progetto, conoscevo Pescara perché ho avuto tanti amici che hanno giocato qua, poi la città mi avevano parlato benissimo, ti dico, con la mia amorosa ci stiamo tomando più che bene, perché dico, una città bellissima sul mare che ci piace, e anche quello dico, ti fa trovare, diciamo, l'ambiente giusto per far bene. Come dice lei, questi anni scorsi ho avuto due o tre infortuni che mi hanno tenuto un po' fuori, però dico, per fortuna quest'anno sta camminando per bene, quindi speriamo che continui così.
Sabato scorso sugli spalti del Bonolis ad assistere al match tra Teramo e Cesena c'era anche l'ex portiere del Diavolo, Alessandro Tonti, attualmente svincolato. E ai nostri microfoni non ha negato la sua voglia di tornare a indossare la divisa biancorossa. Ania Cantagalli. Sei uno di quei vecchietti che purtroppo, per fortuna, per la regola degli under ancora non trova squadra, è svincolato. Io, ecco, appunto, sono uno di quei vecchietti, appunto, che non trova squadra, un po' per insomma, questi regolamenti che di conseguenza ti penalizzano un po', però io sono sempre stato abituato a fare mia colpa, quindi evidentemente qualcosa è mancato. Io sono qui, sto continuando a allenarmi giornalmente per farmi trovare punto e spero, ecco, in una chiamata, magari chissà, del Teramo. Ecco. No, il desiderio mio è evidente e non è neanche da discutere. Io a Teramo verrei a occhi chiusi. Qua mi sono sentito come a casa, la gente mi ha fatto sentire come a casa, abbiamo lasciato un ricordo, dico perché metto in mezzo anche tutta la squadra delle, chiamiamolo miracolo, dopo 102 anni di storia raggiungere un traguardo del genere era impensabile, quindi abbia lasciato un bel ricordo. Per me Teramo rimarrà sempre nel cuore, io spero in un futuro di far parte ancora di questa squadra e giocare per questa città, insomma. Ne sarei molto, molto contento. E da parte mia l'intento di venire a Teramo è evidente, come ti ripeto, se sia stato qualcosa, qualcosina sì, però per fare le cose bisogna essere in due. Io posso solo farmi trovare pronto, allenarmi e di conseguenza aspettare, ecco, questa chiamata, sperando che arrivi presto. Sei in attesa di un riscontro, insomma. Aspettiamo questa chiamata con enorme fiducia. E ora il volley. Nel primo scontro di cartella stagionale l'Abba Pineto conferma la sua candidatura a squadra protagonista del campionato di A3. Ha battuto in rimonta in 4 set il Montecchio Maggiore. È tesserato stamane il secondo palleggiatore, classe 2002 Riccardo Martinelli, che arriva dalla Consar Ravenna, e in A2 femminile cede in 3 set l'Altino in casa del Busto Arsizio. E il sestetto del presidente Papa comunque dà segnali di miglioramento. Vediamo il servizio. Pausa per l'impavida, in A3 altro successo, 3 su 3 per l'Abba Pineto che vince lo scontro al vertice col Montecchio, 3-1 in rimonta, e si insedia a solitare al comando alla vigilia dell'anticipo serale di sabato prossimo a Porto Maggiore. Pur con gli uomini contati, auguri allo sfortunato Montanaro, il sestetto di Rovinelli cede la prima frazione, ma poi in un crescendo rossignano ribalta tutto e conquista una strameritata vittoria, trascinato da un ottimo Catone in regia. Al resto hanno pensato le bocche da fuoco dei vari Bertoli, Link di sabato per Soglia. In A2 femminile cade ancora Busto Arsizio, stavolta un Altino comunque diverso dalle precedenti prestazioni. Altro KO tondo, ma i parziali a 22, due volte a 23 dicono tutto sull'equilibrio di un 3-0 che amareggia da un lato, ma dà segnali confortanti in prospettiva, da concretizzare nello scontro salvezza a Sassuolo nel quarto turno dall'altro. Da segnalare la più che buona performance da Lestini, 13 punti e 43% offensivo, niente male. In B l'Alba e il Paglieta perdono in trasferta senza riportare portare punti, scivola al femminile anche la Teatina in B1, ma al tie break e al termine di una gara nelle immagini giocata benissimo in rimonta dalle giovanissime di Piazzese, che avrebbero meritato ampiamente di vincere senza l'ingiusto 14-16 di coda. Sul taccuino nero verde tanti appunti utili per il futuro. In B2 il derby nelle immagini va al Teramo, che è vice capolista e che ribalta il match come quasi in gara 1, approfittando anche delle troppe assenze della Dannunziana. Senza storia il KO del Montesilvano in quelle di Corridonia, sul campo della prima della classe, in pausa il Gada Pescara 3, domani alle 21, terzo appuntamento con Pallavolè. E questa era l'ultima notizia, prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Pro Teramo di Jacopo Forcella. L'informazione invece tornerà alle ore 23 con l'edizione della notte. Grazie e buona serata.